poeta contemporaneo, pensa, vivente, poeta vivente, con poesia al megafono, un libro sonoro che porta anche la sua voce, oltre che la sua opera. Guido Catalano a Radio 2 Social Club. Ciao Guido! Ecco, vedi, come nel film di Nanni Moretti, se volete portare un poeta contemporaneo all'esame, portate proprio Guido Catalano in persona. Vengo volentieri. Ecco, puoi come alzare sta? Un po' lo sgabello, c'è una leva sotto. C'è una leva alla tua destra. Puoi hai visto quando fai le foto delle macchinette? Ecco. Quelle per i documenti, è uguale qua. Quella girava. Sì, quella girava. Senti, ma la prima cosa che mi ha stracolpito è con la vera voce di Guido Catalano. Sì, un libro perché ce n'è una finta. Pensate, gira in giro. Ce ne gira uno anche con quella finta, però sì, è perché è un libro sonoro in effetti, cioè c'è dentro la mia voce, nel senso che è uno di quei libri che normalmente si comprano per i bambini, no? Normalmente c'è la mucca, c'è il, non so, il cavallo, oppure gli strumenti musicali, invece qui abbiamo messo delle poesie. Sì, io faccio vedere ai nostri ascoltatori e ai nostri telespettatori, descrivo questo libro che dietro ha un vero e proprio altoparlante. Ecco qua, vedete questi buchetti? Altoparlante mono, c'ha un interruttore. Tac. Si accende, poi al suo interno il tutorial di Barbarossa, decidi, bellissimo. Decidi quale poesia ascoltare, non so, c'era una volta una storia. Chi? Ecco. Quando ti lascio, ecco. Poi muori. Poi muori, ma 3 giorni dopo riapri la cripta a testate. Ti fa male la faccia, la schiena, le braccia, la gola. Una storia che era meglio andarsene al mare. Ecco. Ma tu l'hai fatta questa cosa? No, voglio capire, tu l'hai fatta perché non ti fidi del lettore? No, la verità è che l'ho fatta perché da anni mi dicono: beh, belle le tue poesie, però quando le leggi tu è meglio. Poi lui ogni tanto si attiva. Sono partite altre 5. Sì. Sì. Quindi ho detto: va bene. C'è pure il disco di Niccolò Fatti dentro. Ogni tanto parte. Si può fare tutto. E quindi ho detto: vabbè, allora ci metto. Non volevo fare un audiolibro, che sapete esistono anche gli audiolibri. In cui non c'è un... A me piacciono i libri fisici, quindi abbiamo fatto questa cosa un po' strana. Chi ti conosce meglio ha detto: come le reciti tu, non le recita nessuno. Esatto. Ma infatti lui gira tutti i teatri d'Italia per fare il vero e proprio però oggi io voglio reading. Sfidarlo su questa cosa che dopo sfida. Farò leggere le sue poesie a dei personaggi improbabili. Te la senti? Me la sento, okay. Parla di un problema sociale questo, il problema sociale delle ex fidanzate, vale anche per gli ex fidanzati, sia chiaro. Le ex fidanzate rimangono belle da farti del male, quando le vedi da farti del male, da farti sognare rimangono. Più ex fidanzate tu hai, più ex fidanzate tu incontri. Più belle di prima, più belle, non puoi farci nulla. Le incontri alle feste, sui treni, nei campi. Se vai a far vendemmia, le incontri tra l'uva. Un fazzoletto che tiene i capelli, raccolgono i grappoli. Se fai il muratore, loro si affacciano dalla finestra, sorridono. Le trovi dovunque, su spiagge, in giardini, nei boschi lontani del nord. Fuggire non serve, le ex fidanzate, le incontri sono belle. Se hanno i capelli biondi sono più biondi di prima. Se hanno gli occhi azzurri sono più occhi di allora. Se hanno un corpo, beh, hanno un corpo che vorresti farci le cose. Sapete le cose? Le cose. Se tu poi vai in guerra vieni quasi sicuramente ferito dai nazisti. Poi finisci in ospedale, l'infermierina francese che ti cura è lei, la tua ex fidanzata. Se tu cammini di notte, nella notte tu vedi sfrecciare una bici, sulla bici c'è un sellino, sul sellino c'è un culo, il culo è di lei, la tua ex fidanzata che sfreccia di notte. Le ex fidanzate rimangono belle, ma le ex fidanzate poi si rifidanzano e ti parlano come se tu fossi lì davanti a loro, come se tu fossi una persona, come se tu fossi, ti parlano e non capiscono che tu non sei più. Tu stai viaggiando nello spazio immenso, dove muoiono e dove nascono le stelle, dove il silenzio è tuo amico e la tua prossima donna sarà una supernova coi capelli rossi e un sacco di voglia di fare all'amore. E là, bellissima, bellissima. Grazie. Bellissima. Vale anche per gli ex fidanzati. E hanno ragione i tuoi lettori a dire che le devi leggere tu, perché c'è una, come posso dire, un'ironia anche nella tua pronuncia, anche nella tua R. Sarà la R, dici? Ma un po' quello, ma un po' è che tu sai dove vanno a parare, sai dove, sì, vanno, dove l'intonazione si deve posare e in che modo. Quindi insomma nessuno meglio di te. Però le tue poesie sono talmente celebri che ovviamente se ne impossessano anche altre voci, voci altrettanto celebri. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato a fondo per quelle che sono le prerogative
Usiamo termini che semplici. Tutti noi dobbiamo sì. impegnarci e rispettare per il bene degli uomini e delle donne che fanno il paese. Paese. Applauso. Applauso. E fino a qui è andata abbastanza bene. Mi sono imbattuto in una trasmissione radio televisiva sì. dove c'era un signore di statura medio bassa con no. un po' di barbetta, gli occhiali e la R moscia, che era sicuramente una finta per sembrare più affascinante. Ma no, non è così. Che sosteneva di leggere le poesie meglio di me. No, non ha detto questo. Ha detto che le sue. Ebbene, oggi leggerò per voi Si può morire di ciliegie. Sicuro? Sottofondo. Sottofondo. Oramai dirige lui, fa la regia del programma. Conte Bis. Si può morire di ciliegie? Chi lo sa? Quante ne devo mangiare di ciliegie per morire di ciliegie? Se mai dovessi suicidarmi, mi ammazzerei di ciliegie. E si può morire di mancanza di gatti? Per quanto tempo ancora potrò vivere in assenza di un gatto nella mia vita? Un giorno o l'altro mi troveranno stramazzato al suolo e il coroner dirà... Chi? Il coroner. Minchia! Una crisi di astinenza da gatti di questo livello non l'avevo mai vista. E si può morire di mancanza di tuoi baci? Per quanto ancora potrò sopravvivere senza... Un giorno andrò in coma da mancanza di tuoi baci e il medico dirà minchia! Trovatela subito. Chi? Chiederà la capo infermiera. Ma come chi? La baciante. E si può morire di solitudine? Quante gocce di solitudine ancora potranno assorbire i miei occhi? Sto andando forte. Oggi ho comprato 1 chilo di ciliegie. Le mangerò stanotte. Ne mangerò poche, lentamente e bene. Tranquilla bambina, nessuna voglia di crepare. Per essere un presidente del consiglio poeta sono troppo di buon umore. Applauso. Complimenti, anche eletta dal presidente Conti aveva un suo perché. Io chiederei a Guido Catalano di darci prova di quello che è poi il suo spettacolo teatrale, il suo reading in teatro, e quindi di leggerci una... Ma sei da solo sul palco? Sono da solo, sì sì, in totale solitudine. Totale solitudine, un microfono e io, e basta. Hai ottimismo. Degno dei migliori stand-up comedians. Bravo, esattamente, bravo. Esattamente. E allora sì, vi leggo questa breve poesia inedita, in verità, sì, vi dico, sì, che è una poesia d'amore ad alto contenuto amoroso. Si intitola Tu sei una. Tu sei una che... Devi essere sempre quella forte. Ogni tanto piangi, ma di nascosto. Tipo ieri eri triste, non me l'hai detto. Ma quando ridi, muovi le montagne e scateni le maree. Certo, avrei dovuto accorgermene. Tu sei una che ti porterei a fare a palle di neve con Calvin e Hobbes. Una che i treni ti aspettano se sei in ritardo, perché gli stai simpatica. Tu sei una che domani ti porterei con me nella battaglia. Hai capito? Bella, 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 bella. Grazie. Hai colonne sonore, cose mentre leggi o sei nel silenzio totale? Quando no, in questo caso sarò da solo. Poi ho lavorato spesso anche con musicisti, quindi live, non colonne sonore tendenzialmente. Ricordo no. un tuo spettacolo con Dente. Con Dente, sì, sì, certo. Ma spesso lavoro con i musicisti. Però quando sei da solo non hai sottofondi? No, no, ho una sigla all'inizio e alla fine, però no, durante lo spettacolo no. Senti, tu avevi scritto un libro che mi ricordo, non so se lo presentammo qua, perché abbiamo presentato delle... Sì. Ogni volta che mi baci muore un nazista. Ogni certo. volta sì. che mi baci muore sì. un nazista. Certo, l'abbiamo presentato. È l'ultimo libro di poesie, diciamo, non sonoro. Ecco. Ecco. Devi baciare di più. Io bacio un casino. Devi baciare di più perché... Dobbiamo baciare di più tutti. Perché è un periodaccio. Lo so, bisogna baciarsi a manetta. A manetta. Anzi, canta, guarda, nel tuo spettacolo inserisci anche 24.000 baci di Celentano, perché così facciamo... Radio 2.